Buonasera, buonasera, undicesimo appuntamento con Protermo che abbiamo iniziato con questa copertina. Oh, tranquilli, non è successo niente tra Vincenzo Vivarini e Luciano Campitelli, l'incontro che ci doveva essere oggi, poi non c'è stato alla fine, però abbiamo aperto con questa copertina con la musica stupenda, con le note stupende di Fabrizio De André, perché insomma l'amore tra i due sembra essere perduto, se non definitivamente, almeno in questo momento. Undicesimo appuntamento con Pro Teramo, parleremo ovviamente del momento del Teramo negativo, è inutile girarci intorno perché purtroppo i biancorossi sono rincappati in un'altra sconfitta esterna, ne parleremo questa sera. Siamo partiti con un po' di ritardo, ma d'altronde era giusto dare spazio anche alle voci dallo stadio Rigamonti di Brescia, purtroppo una sconfitta per il Pescara contro il Brescia. Ne parleremo con, per la prima volta, mio ospite, ne sono particolarmente lieto, il professor Antonio Del Fosco, preparatore atletico del Teramo. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E poi, ve lo vedete praticamente sempre in collegamento, stasera invece è venuto qui nei nostri studi il giornalista della città, Alessandro Di Emidio. Ciao Alessandro. Ciao Jacopo, buonasera. E allora vi ricordo il numero per interagire con noi, è il 392-623-7060 per inviarci domande e considerazioni da fare agli ospiti o magari a cui magari potremmo rispondere. Ma quello che è certo è che Alessandro, purtroppo, si ritorna sempre sullo stesso discorso. Vediamo i numeri, un'altra sconfitta esterna, seconda peggior difesa del campionato. E questi purtroppo sono numeri che cominciano un po' a far preoccupare. Sì, sono numeri che preoccupano sempre, diciamo così, anche limitatamente al momento. Cioè, voglio dire, siamo ormai alla fine del girone d'andata, quella inversione di tendenza, quel cambio di marcia che ci si aspettava ormai già da qualche giornata a questa parte non c'è stato. Però diciamo, il rovescio della medaglia è che il tempo per tirarsi fuori da questa situazione c'è. Non dico e non faccio voli pindarici, quindi piani e progetti a lunga scadenza, il tempo di risalire la classifica chissà fino a dove. Questo forse è meglio non pensarci più, almeno in questo momento, per vivere un po' alla giornata, un passo alla volta,
e migliorare intanto la classifica deficitaria che c'è fino a questo punto. Però ecco, come dicevo, forse più che preoccupare per la classifica, ciò che preoccupa è un po' questa discontinuità, di cui insomma pare non trovarsi un po' la spiegazione. Perché anche ecco, nelle valutazioni, nelle analisi dei protagonisti, parliamo spesso ecco, con i giocatori che settimanalmente si sottopongono un po' le nostre domande, pare esserci un po' questo disorientamento, questa incapacità di capire il perché di questa situazione. Perché ad esempio la stessa squadra, esattamente gli stessi 11 disposti tatticamente allo stesso modo, quindi praticamente senza alcun tipo di alibi, facciano una partita come quella contro il Siena e poi invece una settimana dopo una prestazione comunque non all'altezza o comunque caratterizzata da errori, distrazioni e anche da una incapacità di reazione dopo essere andati sotto, come abbiamo visto a Lucca. Quindi insomma le valutazioni da fare sono tante. Si continua a puntare un po' il dito comunque a mettere in primo piano il discorso della testa, del problema mentale di questa Sì. squadra che deriva, ormai lo sappiamo, da lontano, ma che appunto anche in questo caso non si è riuscito ancora a risolvere. Quindi diventa probabilmente ancora più difficile cercare di invertire la rotta quando effettivamente non si sa bene dove andare ad intervenire. Quindi Certo. questo secondo me è attualmente un po' l'incognita maggiore davanti alla quale ci troviamo. Oggi doveva esserci un incontro tra il presidente Campitelli e Vincenzo Vivarini. Antonio Del Fosco, io penso che sia tra i tre che ci può rispondere con verità assoluta. Non c'è stato, vero? Non è che si stanno incontrando adesso, eh? A livello formale non c'è stato nulla. Oggi però il Presidente è venuto a farci visita verso la fine della seduta allenamento e si sono visti, ecco, col mister in maniera abbastanza fugace perché, ecco, era terminata la seduta allenamento e insomma ci è venuto a trovare proprio all'ultimo istante. Diceva Alessandro un problema più psicologico che mentale, poi sentiremo anche alcune pillole che abbiamo preparato di alcuni giocatori che rendono l'idea, soprattutto Caidi, ha detto un paio di cose molto interessanti, ma come se a livello fisico c'è lei, se a livello tattico c'è l'allenatore, a livello psicologico come si interviene? Beh, chiaramente è una fusione dell'azione sia da parte, ecco, dello staff tecnico con chiaramente la società e il gruppo stesso, quindi con lo spogliatoio. E chiaramente sperando che il risultato possa andare in una direzione, cioè quello di vincere le partite. Noi, ecco, ce la stiamo mettendo tutta per poter uscire da questa situazione, in quanto facendo un passo indietro, questa risultante di risultati. Scusate il gioco di parole, viene fuori ecco, da quest'estate dove noi, ecco, partendo in ritiro il 20 di luglio e partiti con un gruppo di 24 persone, già a fine agosto questo gruppo chiaramente è stato totalmente, ecco, stravolto, perdendo, ecco, dei pezzi importanti chiaramente strutturati per fare una Serie B. Poi da lì, ecco, il passaggio improvviso dalle stelle alle stalle, vincere un campionato meritato sul campo. E penso qui non ci sia nulla da dire, e vedersi trovare nel giro di 2 mesi prima la Serie D dall'eccellenza, quindi ripartire in C. E chiaramente all'interno della testa di ogni giocatore è difficile entrarci, e tutte queste dinamiche che si stanno verificando, è chiaro che è un insieme di fattori che bisogna cercare di canalizzare nella giusta direzione per poter poi, ecco, vincere le partite, perché alla fine questo è. Però io le faccio una domanda. Dopo la sconfitta di domenica di Lucca, considerato quello che era accaduto dopo Rimini, un po' la reazione del presidente ce l'aspettavamo un po' tutta. Voi come la vivete? Nel senso, al 90esimo fischia l'arbitro di Lucchese Teramo. Cosa fate? Pensate anche a ok, adesso arrivano le bordate. No, questo no, perché a fine partita ancora si sta con l'adrenalina e chiaramente è pure difficile da digerire il risultato per così come è venuto, perché la partita era stata preparata proprio per attendere la Lucchese per poi ripartire, ecco, in contropiede. Sicuramente non ci aspettavamo questo loro approccio così forte all'inizio, con delle situazioni che alla fine abbiamo anche gestito.
e in realtà poi il gol è venuto proprio da una nostra, un nostro tema tattico, era appunto la ripartenza. E ecco, non ci aspettavamo questo gol preso nel giro di un minuto e mezzo su una palla lunga, dove lì chiaramente alcuni canaggi non si sono verificati, e poi finire il primo tempo con un gol, quindi 1-1, magari era meglio finirla con 0-0, questo ci ha tagliato un po' le gambe sotto questo aspetto. Poi ecco, la partita è iniziata il secondo tempo con questo fallo così che l'arbitro ha interpretato come calcio di rigore. E poi da lì la risposta dei giocatori è stata quella che si è vista nel secondo tempo. Hanno cercato, ecco, di riprenderla e purtroppo non ci siamo riusciti. Dobbiamo solo impegnarci di più. Alessandro, noi abbiamo fatto una copertina che è un po' tra il serio e il faceto, però nella parte seria della copertina possiamo dire che un po' l'amore, l'idillio tra il tecnico e il presidente sia terminato? È questa la sensazione? Diciamo che sicuramente una crisetta c'è, esatto. Almeno una crisetta c'è. Poi se sia terminato o meno, questo si vedrà. Io credo di no. Credo che sia anche più logico, più saggio mantenerlo ancora vivo questo rapporto, per tutta una serie di ragioni, ma la più evidente a mio modo di vedere è quella che secondo me soltanto Iorini in questo momento ha, diciamo, le chiavi della, come dire, per riuscire a trovare la soluzione a questo momento. È un allenatore che ha dimostrato tutta la sua capacità, tutta la sua, le sue competenze, non soltanto da un punto di vista tattico, ma secondo me proprio anche da un punto di vista psicologico, insomma, di gestione del gruppo. E andare, insomma, ad interrompere in questo momento un rapporto di lavoro che in passato ha soltanto dato ottimi frutti, penso veramente che non possa essere la soluzione ai problemi di questa squadra, problemi che, ripeto, probabilmente ancora devono essere individuati esattamente quali sono questi problemi. Certo. E qui entrano in gioco un po' tutte quante le componenti, insomma, a partire dalla società fino allo staff tecnico e magari anche gli stessi giocatori che possono anche dare il loro contributo nell'analisi della situazione. Però, come dicevo, ecco, la crisetta ci può anche stare, perché giustamente, visti i risultati altalenanti, una classifica che è deficitaria, anche se poi mi viene da pensare, se il Teramo invece di 12 punti avesse 18 punti, cioè come quelli conquistati effettivamente sul campo, se anche questa... Dove sarebbe? Lo vediamo? Ma soprattutto come sarebbe affrontato questo momento, sicuramente con una meno angoscia, con una serenità maggiore, con una tranquillità, certo, che permetterebbe di lavorare sicuramente in maniera diversa. Sarebbe con il Ponte d'Era, sarebbe nella parte sinistra, barra a cavallo tra la colonna di sinistra. Di qualunque possibile obiettivo, insomma, anche... comunque la distanza dai ipotetici playoff sarebbe comunque abbastanza marcata, però sicuramente non si vivrebbe, come dire, lo psicodramma che si vive in questo momento, e se i punti di penalizzazione non sono certamente addebitabili né alla squadra né allo staff tecnico, quindi insomma, prima di dare delle colpe, di trovare un colpevole, meglio ragionare, riflettere e cercare tutti insieme di trovare la soluzione giusta. Certo, Alessandro, siccome questa sera mi ha preso un po' così, nelle storie d'amore quando c'è la crisetta arriva qualcuno che parla con l'uno e con l'altro, dell'uno e dell'altro, per ricucire. Allora ci sentiamo questo estratto di Caidi, Moreo e Amadio, che parlano del loro allenatore, ce lo ascoltiamo. Il mister ha tutto il nostro appoggio, noi cerchiamo di eseguire tutto quello che ci chiede lui, e dovremo fare ancora di più per dare un appoggio ancora di più al mister, perché se lo merita. Ma penso che dobbiamo continuare a lavorare, solo quello è per il mister, ci sta dietro tanto e quindi dobbiamo cercare di seguirlo e di tutti uniti, di cercare di migliorare anche sotto questo aspetto. Il mister penso che è imprescindibile per risalire la classifica, e l'altro anno ha fatto la differenza perché, cioè, con poche settimane ci ha insegnato come giocare con un modulo totalmente nuovo, e penso che anche quest'anno sarà decisivo appunto per risalire la classifica.
Questo era il pensiero riassunto in pochi secondi di tre giocatori biancorossi. Ci andiamo a vedere un po' quello che pensa il pubblico da casa e gli spettatori da casa con i messaggi. È arrivato il momento di dire che la squadra tatticamente e mentalmente ha subito un'involuzione che ormai da due mesi è diventata preoccupante. È arrivato il momento di dirlo, che c'è da preoccuparsi. Io credo che è vero, penso, poi ne parliamo anche mentalmente, perché secondo me ci sono anche degli aspetti che vanno curati, che vanno approfonditi ulteriormente, però leggiamo altri messaggi. Occorre un direttore sportivo serio ed esperto, regalateci almeno un felice Natale a noi tifosi biancorossi dopo tutto quello che ci sta succedendo. Da questa estate, buona serata sul fatto del direttore sportivo, purtroppo è una scelta che compete alla società, che per il momento sembra non volerne prendere, però magari in futuro chissà. Ciao Jacopo, siete troppo grandi, pure oggi che è festivo siete in onda, sempre, grazie, complimenti, sempre Forza Laga, grazie Massimiliano, ti salutiamo, grazie, grazie mille. Buonasera Jacopo, sabato bisogna giocare come Dio comanda, con grinta, rabbia e personalità, siete un bel gruppo ma non vi impegnate, oppure una questione mentale che spero si risolva al più presto. Ricordate, siamo sempre con voi, forza diavolo Fabrizia. Grazie a Fabrizia. Questa squadra ha bisogno di un grosso scossone che faccia resettare il passato, che riporti nei giocatori l'umiltà, il carattere e la voglia di lottare su ogni palla. Purtroppo Vivarini è il primo che non ha metabolizzato quello che è accaduto ieri, lo ha dimostrato facendosi cacciare nel momento più delicato da multare ed andando in confusione con le sostituzioni, pardon, tipo Cenciarelli. Dispiace dirlo, ma la nostra salvezza passa attraverso il suo esonero con l'assunzione di un tecnico esperto abituato a lottare per la salvezza. Questa è la nostra triste realtà. Coraggio presidente, pensaci tu, anche se la scelta è dolorosa, è l'unica per evitare i play-out. Tra un po' ne parliamo ancora. Diciamo la verità, il Teramo ha preso gol incredibili per bellezza e perizia tecnica, in campo ci vanno anche gli avversari. Vero, vero, in parte è vero. Ancora? Buonasera a tutti, vi seguo sempre, soffro per questo brutto momento del Teramo, spero ne usciamo fuori, ma penso che ci hanno voluto uccidere, non penso che il Teramo ha comprato la partita di Sevuna, la pressione dell'Ascoli al processo non mi è piaciuta, ciao a tutti, forza Teramo, Paolo dalla Val Vibrata. Ancora lì cerchiamo, penso proprio che sia arrivato il momento di cambiare allenatore, poi basta con la storia di quello che è successo, scrive Ivano. Quello che è successo effettivamente è una storia che noi definiamo oramai archiviata, a cui non bisogna più pensare, anche dal punto di vista giornalistico. Signor Forcella, mi consenta, come si chiama la trasmissione che conduce e si stupisce se mi stupisco di vederla Alfadini? No. Tifosi di tutti non esiste, o loro o noi, e per restare in tema, con due bomber da 44 gol il campionato l'avrebbe vinto chiunque, anche un debuttante come Vivarini, perché di debuttante si tratta visto che in C1 in prima divisione non aveva mai allenato, e per la situazione Campitelli non può esonerarlo, lo avrebbe già fatto, non passa lo straniero. Di tifosi di tutti non esiste, o noi o loro. Allora, siccome riguarda un discorso che avevamo già fatto domenica, noi facciamo il mestiere dei giornalisti, il mestiere del il tifoso fa un'altra cosa, ed è giusto che abbia delle divisioni, e che quindi se è tifoso del Giulianova non sia ovviamente tifoso del Teramo e viceversa, del Pescara così come del Chieti e viceversa, e tutto il resto, Avezzano, L'Aquila per esempio, un'altra grande rivalità, ma questo è un discorso, noi facciamo un lavoro che è diverso, che poi questa trasmissione si chiami Pro Teramo, Pro L'Aquila che viene dopo, Pro qualsiasi altra squadra, non è importante, noi lavoriamo per un'azienda, il tifoso fa un'altra cosa, quindi no, non devi stupirti se mi vedi in qualche altro stadio, perché io faccio questo lavoro e tifo per tutte le squadre abruzzesi, spero di essere stato per la seconda volta chiaro a distanza di 48 ore più di questo, veramente caro amico, non so che cosa dirti di più. Il colpevole di Giuseppe, il mister Vivarini ha vinto il campionato, caro presidente non mandare via il mister, ciao Paolo dalla Val Vibrata. Alessandro, ma siamo sicuri che lo scossone, poi vediamo quello che succede in Serie A con il cambio del tecnico, poi funzioni?
Ma appunto non sempre è così, non è un'equazione data questa, insomma, che cambiare l'allenatore significhi risolvere tutti quanti i problemi di una squadra. Poi voglio dire, questa è una squadra comunque costruita con l'avallo, no, di Vivarini. Trovare un altro allenatore significherebbe comunque anche in un certo senso la necessità nel mercato adesso di gennaio di un po' stravolgere la situazione, senza contare poi il discorso dello spogliatoio, no? Oggi l'abbiamo chiesto in conferenza stampa ai giocatori perché è iniziata a circolare un po' questa voce, più che altro questa ipotesi tra la tifoseria che i giocatori, la squadra non segue più l'allenatore, che ci sia qualcuno che abbia voglia di fargli le scarpe, tra virgolette, e quindi remi contro. Ovviamente ci hanno risposto tutti quanti, come hai fatto vedere prima, che non è così, ma mi sembrerebbe anche difficile pensare il contrario, perché sappiamo tutti che questo in gran parte è lo stesso gruppo dell'anno scorso. La vecchia guardia è rimasta praticamente immutata, ci sono giocatori che lavorano con Vivarini da tanto tempo. Mi sembrerebbe, insomma, mi risulterebbe veramente incredibile pensare che qualcuno dell'attuale squadra possa volere l'esonero di Vivarini e quindi giocare contro l'allenatore. Questo mi sembra veramente assurdo. Questa sensazione immagino che non l'abbia avuta nemmeno Antonio Del Fosco, però una cosa c'è da dire: probabilmente a questa squadra manca qualcuno che sia un vero e proprio leader riconosciuto, che in mezzo al campo magari faccia un urlo di più. È vero o no? Beh, sicuramente l'anno scorso avevamo sia Alfredo Donnarumma che Che Gianluca. magari questa squadra, a cui magari questa squadra possa aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Beh, sì, un giocatore ecco, esperto che abbia ecco, esperienza sia sui minuti giocati ma anche come età, quindi anagrafica, manca. Eccetto ecco, il capitano Speranza che chiaramente lui sta mettendo del tutto il suo impegno per poter aiutarci a noi a far tirare fuori la squadra da questa situazione. E sicuramente manca anche in campo una persona che possa dare un urlo e quindi cercare di richiamare l'attenzione proprio per evitare episodi così ecco, di disattenzione. Sui tanti gol subiti, adesso ci andiamo ad ascoltare che cosa ha detto Caidi, una pillola velocissima di Caidi, ascoltate che cosa ha detto perché insomma è qualcosa di interessante. È stato sempre il nostro punto di forza la difesa. Siamo sempre stati una squadra che non ha mai subito tanti gol da quando sono qua io. A me questa cosa non mi fa dormire la notte, ti dico la verità, perché io sono un difensore, quindi non, magari pure un attaccante sicuramente ci sta male, ma io la vivo male male, perché per me non prendere gol è fondamentale, preferisco fare 0-0. Che me ne frega se poi gli attaccanti non fanno gol, però io non, il mio obiettivo è non prendere gol in questo momento, non ci stiamo riuscendo. Ecco, questo del non dormire la notte, anche qualche settimana fa, Alessandro se lo ricorderà, anche Vincenzo Viorene ha detto non dormiamo la notte per trovare delle soluzioni, immagino che si riferisse anche ad Antonio Del Fosco. È una situazione che è tanto inspiegabile quanto evidentemente mette in difficoltà anche chi la subisce, in questo caso come Caidi. Beh, sì, perché chiaramente per un difensore prendere gol è come per un attaccante non farlo. È chiaro che dei 20 gol che noi abbiamo subito in casa ne abbiamo presi solo 6. Quindi qua bisogna fare una chiave di lettura su quelli presi in casa e quelli fuori. Sicuramente in casa c'è una situazione, c'è forse un déjà vu positivo che permette alla squadra di avere maggiore autostima, maggior convinzione e magari essere più tranquilli. Magari è un pubblico che ci spinge, che ci sostiene e che ci permette di star concentrati magari tutti i 90 minuti, cosa che magari fuori casa per episodi o disattenzioni ecco, si evidenzia e si può prendere anche qualche gol. Ma io volevo un attimo riallacciare a qualche così, con messaggio che è venuto in onda. Chiaramente noi come staff abbiamo già rimosso il discorso del campionato precedente perché al momento in cui uno dice sì a una società inizia a sposare il progetto e inizia a lavorare sempre per quell'obiettivo. È chiaro che noi partita per partita ormai abbiamo già cancellato perché pensare alla partita successiva per noi significa già catapultarci alla Pistoiese e non pensare a quello che c'è dietro. È chiaro che un ragazzo che ha 20 anni, che magari si fa tatuare su un polpaccio, su un polso, la data della vittoria di un campionato,
che a fine partita piange al di là se ha vinto o se ha perso. Sono emozioni, delle pulsioni talmente forti che un giocatore di 20 anni difficilmente riesce a gestire. E tutti questi fattori messi uno dietro l'altro e concatenati possono essere una chiave di lettura che non deve essere tralasciata e che chiaramente noi stiamo puntualmente e quotidianamente analizzando proprio per cercare di evidenziare. La partita di Siena un po' è la risposta a questo, perché la squadra che ha fatto risultato con il Siena è una squadra che ha dimostrato quello che l'anno scorso sul campo ha fatto vedere: concentrazione, fame, umiltà, applicazione. E poi ecco, pensavo di aver trovato questa chiave così per aprire così la convinzione e l'autostima del giocatore. E poi ecco, andiamo fuori casa, andiamo a Lucca e abbiamo retto questi 46 minuti bene, e poi ecco, ci troviamo di nuovo a perdere queste chiavi. Si spera ecco, di tenere forti e strette queste chiavi che abbiamo trovato, di utilizzarle nel momento giusto e cercare ecco, di portarli al risultato finale. Non ha giocato Speranza a Lucca, è stata una scelta precauzionale oppure è stata una scelta tecnica? No, non è una scelta precauzionale, perché Ivan ormai dopo le 4 settimane era ormai disponibile. È chiaro che si è fatto un discorso proprio per elogiare la prestazione di Siena, perché la squadra aveva evidenziato questo attaccamento, questa concentrazione, questa grande abnegazione al lavoro e a soffrire anche in 10, perché gli ultimi 10 minuti Amadio aveva avuto questo piccolo problemino a una caviglia, e nonostante ciò abbiamo tenuto i denti stretti e portato a casa il risultato. A tal proposito il mister ha deciso ecco, di parlando anche con Ivan, perché chiaramente c'è un lungo colloquio continuo, proprio nel condividere questa scelta, che è quella di dar valore al gruppo, perché ora il gruppo deve venire fuori da questa situazione e non ne esce fuori solo uno, ma il gruppo intero. Certo. Leggiamo altri messaggi, sono arrivati in tantissimi, noi ovviamente vi ringraziamo per che ci seguite. Vivarini non si tocca, questo è un leitmotiv che secondo me nelle prossime settimane sentiremo spesso. Spero che adesso tutti i restanti giocatori alla Brio hanno capito che si è vinto solo perché avevano vicino due fenomeni. Ancora? La differenza è che Vivarini è una persona seria e super competente. Campitelli, persona poco seria, è solo colpa sua questa situazione. Ancora, poi è chiaro, c'è chi, come in tutti i casi, quando c'è sono due poli, c'è chi si polarizza su uno e chi si polarizza su un altro. Se ci troviamo in questa situazione chiediamoci di chi è la causa, non diamo la colpa a Vivarini, la società si prenda le sue responsabilità, ci scrive Claudio da Nereto. Ciao Claudio. Ancora? Caro tifoso, se non ti sta bene Vivarini, statti a casa, se non ti sta bene Forcella, cambia canale. Grazie per la solidarietà. Buonasera a tutti, a Lucca una sconfitta che non riesco a commentare, un appello al presidente, Vivarini non si tocca, grazie Donato che ci segui sempre come tanti altri e che salutiamo. Ancora, leggiamo tutti, cambio dell'allenatore, vedi Bologna, vero, a Bologna è un caso in cui Donadoni è andato meglio, caso contrario per esempio Palermo e Sampdoria, ecco, anche perché già infatti a Palermo si pensa ad un ritorno di Iachini, perché insomma Ballardini, forza mister Vivarini. Paolo dalla Val Vibrata, ancora, peccato che oggi abbia vinto, ma spero sempre che l'Ascoli possa retrocedere dopo il furto estivo, sì oggi vittoria 1-0 dell'Ascoli contro la Ternana. Ancora, io ho sempre sostenuto che un ritiro non fa male, perché una squadra in 3 giorni non si costruisce, poi con quello che è successo quest'estate comunque è facile vincere con due campioni. Ecco, io volevo chiedere a Del Fosco, c'è mai stata l'idea di andare in ritiro, magari anche per unirsi, per fare un ritiro lungo tra una partita e l'altra? No, non è mai sorto questa esigenza, anche perché il gruppo è unito, lo si vede negli allenamenti, lo si vede ecco, quotidianamente, vivono insieme tutti i momenti della giornata, mangiano ecco, nelle doppie sedute insieme, è un gruppo che insomma è compatto, poi c'è lo zoccolo duro dell'anno scorso che chiaramente sta lavorando continuamente per cercare di tirarsi dietro ecco, i nuovi innesti.
Assolutamente. Tra le altre cose, Alessandro Vivarini non andrà in panchina per le prossime due partite, perché abbiamo visto l'ultimo frame di quella copertina, insomma, l'espulsione di Lucca, due giornate di squalifica. Andrà, immagino, Fabrizio Zambardi. Sì, Zambardi, sì. Ci sarò pure io. Ci sarai anche in aggiuntiva, sì. Potrebbe essere una specie di talismano, chi lo sa. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Vediamo, sono finiti i messaggi? Sono finiti? Sì, sono finiti, sono finiti. Allora, Alessandro, adesso ci devi chiarire una cosa, perché insomma stamattina, leggendo un po' tutti gli organi di stampa, tutti quanti, giustamente, hanno riportato del famoso incontro pomeridiano. Si sarebbe dovuto tenere alle 5 dopo l'allenamento, che iniziava dopo le interviste, e poi? Poi non c'è stato l'incontro, però come ci ha detto poco fa il professore, c'è stata una visita del presidente al campo d'allenamento. Ma come certo, la possiamo leggere questa questo incontro cosa? Era stato comunque confermato. Sì, sì, no, ci mancherebbe. Poi ultimamente evidentemente non se ne è sentita più la necessità. Probabilmente io ho provato anche a ipotizzare il fatto che 24 ore di riflessione in più a seguito della partita di domenica possono aver comunque convinto anche il presidente della non necessità nell'immediato, ma proprio di un chiarimento, come dire, definitivo, tra virgolette, tra lui e l'allenatore, quindi lasciare tranquilli tutti, lo staff, la squadra, per poter preparare una partita importante come quella di sabato. Sicuramente, penso ce lo possa confermare anche il professor Del Fosco, colloqui ce ne sono continuamente tra società, presidente e staff, sì, diciamo settimanalmente, quindi non mancano indubbiamente le occasioni di confronto. In questo caso, certo, dopo comunque le frasi non leggere, diciamo così, che il presidente aveva pronunciato subito dopo la sconfitta, il confronto lo si era letto più proprio come una specie di faccia a faccia per capire quale potesse essere il futuro stesso dell'allenatore. Sì. Secondo te rischia se non arriva la vittoria domenica? Sabato, pardon, Vivarini. Questo è difficile da valutare, da ipotizzare. Io voglio continuare a credere di no, sempre per il discorso fatto prima. Certo è però che spesso si prendono delle valutazioni per tanti motivi. La situazione può portare, insomma, a far pendere la bilancia da una parte o dall'altra, e l'allenatore, lo sappiamo, è sempre il primo a pagare quando le cose non vanno bene, anche spesso quando forse non è il principale responsabile della situazione. È un mestiere sempre un po' in bilico, e quindi sicuramente potrebbe esserci qualunque tipo di decisione. Sì. Insomma, sarà una situazione particolare, soprattutto perché la fortuna vuole che adesso, in questo momento, si torna tra le mura amiche, e della differenza tra le partite esterne e le partite interne ha parlato oggi Stefano Madio. Lo ascoltiamo per vedere che cosa pensa tra quando il Teramo gioca fuori, lontano da casa, lontano dal Bonolis, e quando invece gioca tra le mura amiche. Lo ascoltiamo. Il problema nostro evidente è che fuori casa stiamo facendo male e approcciamo le partite un po' così. Pure i primi 20 minuti di Lucca, insomma, non erano andati benissimo, ci avevano messo lì. Poi fortunatamente avevamo fatto gol, quindi bisognava comunque cercare di mantenere il risultato, o quantomeno quando vai sotto provare a riprenderla. E come all'Aquila è mancata la reazione, e questo non può andare bene. Comunque in casa abbiamo un ruolino di marcia completamente diverso da quello che abbiamo fuori casa. In casa approcciamo le partite meglio, secondo me siamo più combattivi e cerchiamo di imporre il nostro gioco. Penso che quello che ci manca appunto è la mentalità fuori casa, che è evidente. Mentalità fuori casa, perché sostanzialmente chi meglio di Antonio Del Fosco ci può dire come sta la squadra atleticamente, perché ci avviciniamo anche alla pausa natalizia. Come arriva con le batterie, come il Teramo? Dunque, beh, questa è una bella domanda, nel senso che il campionato è iniziato per noi il 26 di settembre, e da lì a un mese e cinque giorni abbiamo fatto 9 partite, sì, quindi una media di quasi una partita ogni 3-4 giorni.
Poi ecco da lì che abbiamo portato pure dei buoni punti a casa e poi a seguito delle restanti partite ne abbiamo portati di meno. Quindi a livello fisico sicuramente i giocatori li abbiamo, consentitemi il termine, un po' spremuti, cercando sia sotto l'aspetto fisico ma soprattutto sotto l'aspetto mentale di mettere a posto per le situazioni che ci sono state estive, ma soprattutto a farli rispondere sul campo. È stato veramente un gran dispendio energetico. Anche perché, mi perdoni professore, c'è stato prima iniziare il campionato, poi il rinvii, quindi la preparazione è stata fatta per arrivare ad una determinata data che poi è saltata, per poi rifarne una che prevedesse la concentrazione di impegni, per poi impegni sempre, molto, sempre più diluiti, giusto? Certo, sì, poi aggiungo anche che sono cambiati anche gli interpreti di queste partite, perché chiaramente andando via con le sentenze anche di diversi giocatori, di 7 giocatori, è chiaro che i lavori fatti in precedenza durante il ritiro un po' sono stati persi. È vero, sono arrivati dei giocatori che magari hanno svolto già dei ritiri, però chiaramente entrare nei meccanismi del gioco e chiaramente anche in condizione, perché mancava anche il ritmo partita, hanno impiegato un po' di tempo. Quindi adesso volgeremo a queste ultime 2 partite per poi eseguire un test immediatamente subito dopo l'ultima partita e da lì dal test vedere a livello di condizione organica, programmare in questi 20 giorni un lavoro mirato per poter ripristinare un po' queste componenti necessarie per poter arrivare, insomma, portare insomma a termine la stagione. Si parla molto spesso della condizione, si è parlato all'inizio della stagione della condizione di Giuseppe Lenoci, si diceva bisogna aspettarlo un po' perché deve entrare in condizione, però noi dal primo minuto lo abbiamo visto quasi mai. Come sta fisicamente? Fisicamente Peppe è un giocatore, Lenoci è un giocatore integro, chiaramente anche lui il ritmo partita veniva da Como, che non ne ha fatti molte di partite all'inizio, quindi di conseguenza anche lui ha bisogno di rientrare in condizione. E lui a livello organico mi ha abbassato la frequenza cardiaca di alcuni battiti, quindi di conseguenza sta rispondendo. E è chiaro che adesso nello scacchiere tecnico, ecco, della partita è stato considerato di meno rispetto a altri. No, però diciamo, però possiamo dire fisico, che a livello, possiamo dire che è arrivato a livello degli altri? Beh, degli altri no, perché chiaramente lui ha qualche primavera in più rispetto a altri e magari un piccolo pizzico di brillantezza un po' gli mancava. Quindi magari sarà sottoposto a un lavoro ulteriore? Sì, sarà durante la pausa. In verità sarà uno di quelli maggiormente osservati, proprio per avere dei parametri, lui come qualcun altro che non ho, proprio per poter basare il mio lavoro. Ok, leggiamo altri messaggi. Sono arrivati stasera, non tantissimi. Vi ringraziamo davvero tanto. Buonasera a tutti, la sconfitta di Lucca non riesco a commentare. No, questo l'avevamo letto, un appello al presidente Marini, non si tocca. Ok. Cambiamo allenatore, ok. E poi, se il nuovo fa peggio di quello vecchio, non scherziamo, i giocatori sono scazzati. Se non hanno voglia di lavorare, andassero altrove, casomai darsi all'agricoltura. Vogliamo solo leoni, non capre. Buonasera a tutti. Ancora. Io so tutta la storia di Malavolta e so quello che vuol dire vedesi le noci. Non ho capito. Vabbè, comunque. Ancora? Sarebbe stato bello rivedere tutti i giocatori titolari dello scorso campionato in campo per onorare la maglia. Sabato sarebbe bello rivedere tutti i giocatori. Si gioca sabato contro la Pistoiese, Alessandro, che è una squadra in difficoltà, un po' in difficoltà, possiamo dirlo, senza tema di essere smentiti, ma una squadra che in questo momento è a pari punti con il Teramo, che è vero ha la penalizzazione, ma noi per il momento la penalizzazione facciamo conto che non ci sia. Sì, infatti va considerato un altro scontro salvezza in questo momento, e in quanto tale assume un significato forse ancora più importante. Poi se ci mettiamo appunto il momento che sta vivendo il Teramo non felicissimo, è chiaro che ci si aspetta un riscatto immediato da questa partita. Ci si aggrappa anche al fatto appunto che si torna a giocare in casa, al Bonolis il cammino del Teramo è completamente diverso, sì. Imbattuto finora con 4 vittorie e 2 pareggi.
E come dicevi tu, dall'altro lato c'è una Pistoiese che, se non vado errato, non vince da 8 partite. Mi pare che nelle ultime 8 partite abbia preso solo 4 punti con 4 pareggi. Squadra in difficoltà è il peggior attacco del campionato, perché mi pare abbia segnato soltanto 7 gol finora. Però le partite vanno comunque giocate, affrontate sempre tutte quante, una alla volta, e quindi è impossibile considerarla una partita facile, perché partite facili non ci sono, lo abbiamo già visto. Credo però che il fatto di tornare appunto a giocare in casa, il fatto di dover riscattare un altro scivolone in trasferta, possa dare quella spinta in più, quella carica che, come abbiamo visto contro il Siena, possa anche rappresentare un fattore in più per raccogliere 3 punti. Anche perché poi l'ultima del 2015 sarà Ferrara contro la SPAL, sì, che è prima nel campionato, ma soprattutto poi vedremo anche le immagini dei gol di Lega Pro, ha uno stadio e una tifoseria che davvero incutono davvero timore, e quindi ancora più servono questi, certo, questi punti. È più importante presentarsi poi a questa difficilissima trasferta con 3 punti in più in classifica. Io voglio chiedere, perché siamo quasi in chiusura, stasera siamo andati un po' lunghi ma siamo partiti anche in ritardo, ad Antonio Del Fosco volevo chiedere, in tutta onestà, Vincenzo Vivarini in questo momento, lei lo conosce da vicino, come lo sta vivendo? Ma sicuramente, come dice Neville Caridi, non ci sta dormendo la notte, nel senso che vivere questa situazione con tutte queste pressioni che ci sono, non perché non sia abituato, perché chiaramente il lavoro chiaramente è obbligato ad avere questo tipo di predisposizione, però sicuramente sta cercando di, come del resto anche il resto dello staff, trovare delle soluzioni per poter far fronte a questi piccoli problemi che chiaramente stanno venendo fuori, certo, sempre di più. Va bene, sabato alle 15 dunque Teramo-Pistoiese, una partita davvero molto importante. Noi siamo quasi in chiusura, allora ci vediamo i gol dell'ultima settimana. I gol dell'ultima settimana li vediamo anche con l'ausilio un po' di musica. Partiamo da Rimini, per Rimini Sant'Arcangelo, la vittoria del Sant'Arcangelo 1-0 grazie al gol di Margiotta. Come direbbe Andrea Costantini, ricorda molto un gol di Menez in un derby, nel derby dell'anno scorso contro l'Inter, ahimè. E questa è la riproposizione del gol di Margiotta. Da Rimini ci spostiamo a Prato con questo Alessandro Capello. Alessandro, che ha il tuo stesso nome, ma che abbiamo visto a Teramo, veramente molto bravo. Sì, se non sbaglio mi pare sia di proprietà del Cagliari. Sì, di proprietà del Cagliari, Alessandro Capello, che firma la vittoria contro il Tutto Cuoio. Ci spostiamo, questa è l'esultanza di Capello, all'Elvia Recidan di Macerata, dove la Carrarese passa in vantaggio con questo gol di Infantino, ma sostanzialmente un gol un po' particolare. Poi però c'è la reazione veemente dopo 3 minuti della Maceratese, che segna pareggia con Carotti. Poi si scatena ovviamente il bomber Giordano Fioretti per il gol del 2-1, eccolo qua. E poi il 3-1, la doppietta personale dell'ex attaccante di Gavorrano, cioè ricordiamo che Gavorrano un anno fece una valanga di gol anche Catanzaro, e poi il gol di Massimo Ganci, che è entrato e che purtroppo per questa presenza non potrà essere tesserato da squadre di Serie D. Per esempio il Giulianova aveva fatto più di un pensierino su Massimo Ganci. Pistoiese-Arezzo finisce 1-1, il gol dell'Arezzo con Betancourt, e questo, come ha sottolineato Andrea Costantini, ha messo più che il replay del gol di Betancourt, come al solito, perché siccome lo conosciamo, il replay dell'esultanza in basso di Capuano, lo vedete sulla fascia destra come si spertica in questa grande esultanza, non sapendo però che Di Bari della Pistoiese fa questo gol, e praticamente al novantesimo prendi gol su rovesciata, e praticamente per compensare è entrata tutta la provincia di Pistoia sul terreno di gioco. Grande rovesciata di Bari. Da Pistoia ci spostiamo ad Aprilia, Lupa Roma Savona 2-1, Tagliarol per la Lupa Roma. Poi c'è l'espulsione di Costantini per il Savona, e quindi Savona che rimane in 10 uomini.
l'ex canistro Luciano Leccese per il 2-0 della Lupa Roma, ricordiamo qualche anno fa, proprio a Canistro in Valle Roveto, e il 2-1 che però è influente di Cocuzza per il Savona. Spallancona termina 1-1, questo è lo stadio Mazza, vediamo, viene espulso un giocatore dell'Ancona, se non erro dovrebbe essere Masi, non mi ricordo. Questo è un intervento proprio compostissimo. Il calcio di rigore della SPAL che porta in vantaggio i ferraresi, se ne incarica Cellini. Questo è il calcio di rigore, se ne incarica Cellini proprio sotto la curva dei tifosi della SPAL, che è più o meno quella lì, insomma, c'è qualcuno. Poi però la SPAL prende questo gol praticamente assurdo al 91esimo con un rimpallo che favorisce Cognigni per il pareggio dorico. E infine il posticipo è quello della tutto della provincia di Pisa, tra Pontedera e Pisa, lo vincono i nerazzurri con Lores Varela, colpo di testa su calcio d'angolo. Ok, possiamo rientrare, abbiamo visto tutti i gol, vediamo il prossimo turno perché dobbiamo veramente chiudere. Il prossimo turno, ricordandovi che Teramo Pistoiese sarà sabato pomeriggio alle 15, Ancona Lupa Roma, Arezzo Spal, Carrarese Pontedera, L'Aquila Rimini, Pisa Maceratese, Sant'Arcangelo Prato, Savona Siena, come detto Teramo Pistoiese, tutto cuoio lucchese. Sarà la 15ª giornata, la penultima del 2015, perché poi si chiuderà il 20 gennaio con la trasferta di Ferrara. Io saluto e ringrazio e soprattutto auguro un buon lavoro ad Antonio Del Fosco. Grazie, grazie Jacopo. Grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie ad Alessandro Di Emidio. Grazie, grazie Alessandro per l'ospitalità, ci vediamo presto. Ci vediamo presto, però a distanza. Grazie a Maurizio Da qui in regia, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Proteramo torna settimana prossima, martedì prossimo, sempre alle 21, dalle 21 alle 21.45 in diretta su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.